Dopo il premio al Festival di Venezia dell'81 dato a Von Trotta con Anni di Piombo, nel 97 Loredana Bianconi firmò Donne nella lotta armata, una serie di narrazioni delle brigatiste rosse che si alternano nel racconto della storia personale, delle loro origini e della provenienza dei gruppi extraparlamentari, le motivazioni di una scelta così radicale approcciata in gioventù e di come fu vissuta. Nel 2008 fu il Soul dell'Avvenire di Gianfranco Pannone a narrare di contro la storia delle figure maschili di quel mondo, con la collaborazione del giornalista e storico Giovanni Fasanella e dell'archivio Sergio Flamigni, che ha contribuito nella scelta dell'inserimento di filmati d'epoca. Il Soul dell'Avvenire rese pubbliche le motivazioni dell'entrata nella sinistra extraparlamentare di quei un tempo giovani che si esclusero dalla sezione del Partito Comunista di Bologna, non condividendone le scelte politiche. Ruota intorno alle testimonianze dei ragazzi soprannominati dell'appartamento, luogo dove erano soliti riunirsi nel 61. Successivamente abbracciarono la lotta armata e qualcuno aderì al gruppo delle Brigate Rosse. In questo stesso anno, 2008, in Italia furono presentati diversi film che trattarono in forma documentaristica il tema del terrorismo italiano e tedesco. Le due pellicole straniere sono Schattenwelt, presentata in concorso al Festival di Roma dalla regista Connie Walter, alla cui sceneggiatura contribuì un esponente del gruppo RAF per la ricostruzione della storia della Rote Armate Fraktion. La banda Baader-Meinhof Complex fu il titolo del lavoro di Uli Edel, che in ottobre dello stesso anno sarebbe stato distribuito nelle sale italiane. In Germania nel 2013 alla RAF fu dedicata anche una mostra, che ripercorse attraverso oggetti, una moto Suzuki, volantini con disposizioni strategiche, un esempio di bomba, il loro percorso terroristico ed infine i bigliettini lasciati in carcere dalla giornalista Ulrike Meinhof, che sconfessano la versione dell'omicidio di Stato, ma una scelta consapevole dei prigionieri di porre fine alla loro esistenza nel carcere di Stenheim. Il filosofo tedesco Herbert Marcuse, i cui scritti avevano fortemente influenzato il movimento studentesco e non solo tedesco, disse, chiudendo la parabola del terrorismo internazionale: "Mi considero tuttora un marxista. Il marxismo rifiuta il terrore, sia il terrore individuale che quello di piccoli gruppi, esercitato senza una base di massa, quale arma rivoluzionaria. A livello soggettivo si può supporre che la RAF li consideri atti politici, ma a livello oggettivo non è così. Se un'azione politica porta volutamente a vittime innocenti, ha raggiunto il punto in cui l'azione politica soggettiva si trasforma in crimine." Il Soul dell'Avvenire e Donne nella lotta armata si differenziano dalle pellicole straniere in quanto non ricostruiscono la storia degli attentati o le esperienze criminose compiute da chi aderì alla lotta armata, ma solo le motivazioni politiche di quelle scelte, in contrapposizione al Partito Comunista d'Italia. In particolare, nel lavoro di Gianfranco Pannone, l'origine di tali disaccordi sono, secondo le testimonianze di alcuni, nei motivi atavici dettati dal territorio in cui vivevano e che ha vissuto infatti in primis la Resistenza. Le origini degli scontri sono quelli descritti nel Novecento, pellicola di Bernardo Bertolucci, per restituire un'immagine chiara a chi ascolta, e che trovò continuità nel Triangolo della Morte, zona topograficamente individuata nel Reggiano, dove si contarono gli assassini dei soldati tedeschi da parte degli abitanti dopo la liberazione. Nel documentario non manca difatti la testimonianza di chi, tra quei giovani, vide con i suoi occhi di bambino sterminare dai tedeschi l'intera famiglia, ma dopo la liberazione ritenne non necessario uscire dal partito e intraprendere la clandestinità per poi
iniziare la strada della lotta armata. I risultati delle indagini tedesche che portano alla negazione dell'assassinio di Stato dei terroristi della RAF nel carcere di Stenheim, secondo quanto reso pubblico nel film di Uli Edel, contribuiscono ad accertare la veridicità del contenuto del falso comunicato numero 7, pubblicato durante il sequestro di Aldo Moro, che rivendicò ritorsioni al rappresentante del governo italiano in funzione di quei suicidi tedeschi proprio perché contestualizzato. Questo stesso volantino del 18 aprile 78 è veritiero anche per un secondo motivo, in quanto testimonia l'adesione del gruppo italiano e non all'ideologia della lotta armata in ambito internazionale e conferma evidenti contatti con i terroristi tedeschi della generazione anche successiva a quella iniziale della RAF, in libertà e presenti anche in Italia. Durante i 55 giorni del sequestro di Aldo Moro, dai brigatisti furono spianate strade, piani di emergenza, utili in un futuro e che portarono qualcuno del gruppo delle BR e o con l'ausilio di chi li fiancheggiò in Francia e non in terra tedesca, proprio per i contatti coltivati nel bel mezzo del sequestro. Secondo le dichiarazioni di un pentito rilasciate agli ex magistrati Ferdinando Imposimato e Rosario Priore, un docente universitario noto anche come criminologo e arrestato nell'82, progettò con un giornalista dell'estrema sinistra francese, arrestato l'anno seguente, due attentati contro due sedi istituzionali italiane, quella della DC, sita in Piazza Sturzo a Roma, con l'utilizzo di lancio di missili, e l'altra nei confronti del Ministero della Giustizia, come sostenuto dallo stesso magistrato Rosario Priore durante il processo Moro Terra dell'84. Inoltre, il professore universitario confidò al giornalista il prossimo sequestro che le BR avrebbero compiuto, ovvero quello verso un generale della NATO, James Lee Dozier. Operazione ben accettata anche dal Fronte della Liberazione della Palestina, in modo da poter collocare definitivamente le Brigate Rosse nell'orbita dell'estremismo russo internazionale. La modalità della detenzione del generale chiuso in una tenda da campo all'interno di una stanza di un appartamento, il covo, lo avvicina a quello di Roberto Peci. Nel 2008 esce stranamente un terzo film di Luigi Maria Perotti, L'infame e suo fratello, che racconta la storia dell'esperienza del brigatismo del marchigiano e le ritorsioni subite dalla sua famiglia dopo l'arresto che terminano nel tragico epilogo del rapimento di suo fratello, la sua morte, per mano di cellule legate al gruppo originario delle Brigate Rosse. All'organizzatore del sequestro, detenzione mandante della condanna a morte del prigioniero politico, fu rivolta invece la pellicola dal titolo Sangue. Con l'arresto di questo brigatista marchigiano nasce in politica il dibattito sulla legge sul pentitismo. Il sequestro al generale della NATO, che risale all'86, non fu compiuto dai sopraccennati soggetti. Ciò dimostra la completa autonomia delle colonne appartenenti alle Brigate Rosse. Catturati gli esponenti di quella romana, il loro nuovo salto di qualità fu realizzato dalla colonna Veneta, in risposta al fallito attentato compiuto in ambito internazionale dalla RAF, 5 anni prima al comandante delle forze armate americane presenti in Germania. Già nelle comunicazioni pubblicate sull'Ape e il Comunista, i brigatisti rossi dichiararono nemici i rappresentanti del capitalismo delle multinazionali, individuando tali soggetti in coloro che ricoprivano alte cariche militari. Citando i contenuti della loro pubblicazione, le sue comunicazioni e i suoi collegamenti devono essere sabotati. Per lui ci deve essere il coprifuoco, le trappole più micidiali devono essere pronte a scattare ogni qualvolta si avventuri dai suoi covi alla giungla metropolitana. Le imboscate più terroristiche devono scandire i suoi giorni e le sue ore. Chi era Joliet Dozier? Il generale delle forze terrestri alleate del Sud Europa, FTAISE,
una sub-regione militare della NATO, destinata al controllo di tutta la parte nord-orientale dell'Italia. Il comando generale delle forze alleate del sud Europa era inoltre alle dirette dipendenze della sede AFSUT, posizionata a Napoli, che avrebbe bloccato qualsiasi sforzo da parte del terrorismo internazionale proveniente dai paesi arabi e dal terzo mondo.